a distruggere il mondo. Oh, il signore non sembra ben disposto. Pure ho posto la domanda educatamente, vero? Ecco perché non riuscivamo a trovare André. Reflux l'ha catturato. Come facciamo noi? Dobbiamo colpirgli il cristallo che c'ha sopra la schiena, penso. Almeno credo, sì, vedete che la barriera sta calando, perfetto. Allora abbiamo capito cosa bisogna fare, perfetto. Adesso lo colpiamo senza... No? Che sempre ci vuole un po' a capire quel che bisogna fare in questi giochi. Naturalmente i cristalli, che, cioè questi cosi rossi che lancerà, diventeranno molto più frequenti e dovremo nel frattempo attaccargli il cristallo che ha sopra. Quindi sarà tutto molto più difficile. Figuriamoci quando avrà pochissima vita. Perfetto, qui continuiamo. Non abbiamo danneggiato moltissimo la nostra nave, la nostra navicella. Qui c'è sempre due stage ci sono comunque, come abbiamo visto, come stiamo vedendo. Ah, perfetto, abbiamo colpito. Sì, ma abbiamo perso molta vita nel frattempo. Spero che davvero ci possa essere un modo per recuperarla. André è là. Hai sentito Raimar? Mi ha dato del ritardato. Conosce certe parole di André. Allora, ragazzi, stiamo molto attenti stavolta a non essere colpiti, a non farci colpire, per davvero. Ok. Vediamo che in questo stato il nostro amico Reflux è in uno stato proprio di come dire, di riposo, ecco. Ce ne mancano davvero pochi, perfetto. Devo dire che la nostra vita sta calando in una maniera prestigiosa però, eh. Siamo meno di metà, mi sembra, meno di metà vita. Sì, infatti, siamo molto attenti perciò. Cazzo, guardate qua quanta velocità tira. Perfetto, vai, primo morto. Un altro. Cominciamo già a tirargli. Ok, ragazzi, qui stiamo molto attenti adesso. Sì, colpito. Facciamo un patto. Liberate il mio André e vi lasceremo catturare i padri. Quanta poca vita che abbiamo. Se ci facciamo colpire adesso è finita. Oh, dimmi che l'abbiamo ucciso, per favore. Non ce la faccio più. Ma che cazzo, è totalmente impossibile. Un altro. No. Perché non me l'ha colpito? Ok, ragazzi, ci siamo, l'ho rifatto. Spero di averlo ucciso, per favore. Sì! Finalmente, cazzo, sì. Finalmente, cazzo, sì. No, non toccatemi, no, no, Clement, aiutami, ho paura, no, no. Mi dispiace, André. Muori! Cosa ti succede? André, mi manca.
Sai, ora è più felice. Guarda i numerosi come sembrano contenti. Me ne frego. Voglio andare. Non so se è una buona idea. Poi non saprei come fare. Devi spaventare un numeroso. Parli di un'idea. Mi chiedo chi potrebbe divertirsi. Ma che cosa? Bravo, hai fatto il mondo intero e dintorni, ma hai fatto un buon punteggio finale per scoprire. Puoi anche iscriverti alla corsa dei Loom, puoi tentare di migliorare il tuo punteggio giocando uno più livelli di Rayman 3. Il codice di identificazione del tuo punteggio disponibile sulla pagina Runes, verrà aggiornato automaticamente. Cioè, cazzo, abbiamo finito. Ma ci sarà un seguito che è uscito per il Game Boy o il Nintendo DS, che non sto naturalmente a fare dato che è un po' brutta, la grafica non è assolutamente come questa, in 2D fa un po' schifo. Comunque noi abbiamo finito. Saltiamo naturalmente i titoli di coda perché rompono sempre i coglioni. Eccoci qua, finito. Non so se ho diviso questo filmato, questo video in due parti. Devo dirvi comunque che questa è stata una serie molto bella per me. Farò molto probabilmente Rayman 2 e The Great Escape molto più in là, però, perché ho da fare anche molte altre serie. Consigliatemi che serie volete che io faccia, magari di qualsiasi gioco, mi raccomando, consigliatemi. È stato davvero un bel viaggio con voi, riscopriamolo un po'. Abbiamo fatto un momento anche un pochino di, insomma, di pianto, ecco. Il Consiglio delle Fate, fantastico. Foresta di Chiarafoglia, La Pozza di Fango, La Terra dei Morti Lividi, Il Deserto di Nicknaren, La Scorciatoia Incredibilmente Lunga, La Scimmia Oltre le Nuvole, Il Quartier Generale degli Udrum e La Torre dei Leptis. Un viaggio davvero bellissimo con voi, ragazzi. Grazie a tutti per i commenti che mi avete fatto. Grazie a Andrea Giordano, Zio Jordi, per, insomma, tutti i consigli che mi ha dato, Renny, Renato, per anche lui tutti i consigli, tutte le cose di Rayman, tutto ragazzi, tutti quelli che mi hanno commentato, tutti quelli che hanno messo un like. Davvero vi devo ringraziare, perché questa è stata una delle serie più belle, più seguite del mio canale. Da Piperu Zorbet e dal mio amico è tutto, ci vediamo ragazzi e ci vediamo in una nuova serie. Ciao a tutti.